trae origine ai tempi della perdonanza francescana, la festa del 1° di agosto a Frosolone, un sentitissimo rito religioso che gremiva il paese di pellegrini. Arrivavano dai paesi limitrofi già dalla fine di luglio, dormendo all'aperto vicino alla chiesa per supplicare le indulgenze. Fedeli ogni volta in crescente aumento, si legge sui manoscritti dell'epoca, tali da convincere i frosolonesi di trasformarla in una solennità dove sacro e profano danno vita ormai da 42 anni ad un evento popolare senza eguali, fra canti, balli e suonatori. Ma il pezzo forte è la sfilata dei carri allegorici, trainati dai trattori, alla quale nel corso del tempo è stata abbinata la sagra Peperuole e Baccalà e un concorso fotografico. Questo ci riempie di soddisfazione, soprattutto perché, come vedete, ci sono tanti giovani che stanno partecipando a questa bella festa del 1° di agosto. Questo dimostra che c'è una vitalità, direi anche imprenditoriale, c'è una vitalità imprenditoriale per questo paese che ci lascia ben sperare per il futuro. I ragazzi lo fanno con entusiasmo, dimostrano anche talento nella costruzione di questi carri, quindi voglio dire, credo che noi possiamo veramente lavorare e guardare con una certa fiducia al futuro. La politica si fa vanto di questa tradizione che, come tante altre, sono il genoma del piccolo Molise. È una partecipazione straordinaria, ma soprattutto straordinaria di ragazzi, di giovani. Significa che è molto sentita per il territorio e significa che sono tradizioni che affondano le radici nella storia di questi territori. Io credo che la Regione Molise abbia il dovere di valorizzare proprio con il turismo e la cultura, la tradizione dei territori interi della Regione. Credo che siamo sulla strada buona. Michele Colavecchio, cosa c'è a livello di lavoro dietro questa manifestazione, oserei dire, mastodontica? Grossa manifestazione, c'è un grandissimo lavoro da parte dei carristi che veramente non li vediamo più in giro perché veramente lavorano quasi più di un mese per realizzare queste magnifiche opere che sono i carri allegorici. Quanti carri quest'anno? Quest'anno sono 9 carri che partecipano, più c'è il carro del 1° agosto che è un carro fuori concorso. Ci ricordi i temi dei carri? Ma i temi, sì, un po' i temi che appartengono un po' alla nostra Frosolone, quindi il carcere di Santa Chiara, come si metteva una volta, poi c'è il carro magari che rappresenta un po' scene della nostra vita paesana. Frosolone dunque terra di grandi tradizioni, conosciuta nel mondo per la ultrasecolare lavorazione di lame, coltelli e forbici e per la transumanza delle mandrie che da 5 generazioni porta avanti la famiglia Colantuono. Carmelina è l'icona contemporanea dell'antico casato, sicuramente la cowgirl più famosa d'Europa. Mischiata tra la folla c'era anche lei ad assistere alla sfilata dei carri. Da quando era bambina non si è persa mai una sola edizione. Questa è una tradizione antica per Frosolone, è una tradizione che deve continuare sempre. E la cosa bella è che ci sono i giovani, li vediamo al lavoro costruire questi carri ogni anno. Ed è qualcosa che ci identifica e che ci fa sentire orgogliosi di essere di Frosolone. Parimenti della transumanza? Diciamo che sono due cose importanti. Abbiamo due eccellenze, diciamo, a Frosolone. Simbolo del Molise? Certo, identità del Molise.